vorrei dare il benvenuto a Giuseppe Tomasini, che non ha certamente bisogno di presentazione, campione d'Italia con il Cagliari nella stagione 69-70. Grazie di essere venuto, grazie di essere con noi, è un piacere chiaramente. Nando Secchi, che ha collaborato alla stesura del libro, Fausto Aneta ovviamente, Giuseppe Manias, che ha anche lui collaborato in maniera fattiva alla realizzazione dell'opera, il professor Luigi Roselli, lo ringrazio tantissimo di essere qua, il preside del liceo scientifico di Oristano, del liceo di Ghilarza, grande appassionato di sport e di calcio. Io prima di cedere la parola a Luigi Manias vorrei comunque invitare il sindaco un attimo a portare il saluto dell'amministrazione comunale. Grazie Marco, buonasera a tutti innanzitutto, benvenuti. Beh, io prima di iniziare la serata voglio innanzitutto ringraziare l'associazione Cagliari Club di Monospolina, appena costituita, ma che ha avuto un grande successo, un gran numero di iscrizioni. Ringraziarvi per questa nuova iniziativa, che tra l'altro non è l'unica a distanza di poco tempo, sempre su questo genere. La dimostrazione del fatto, dell'impegno che stanno mettendo questi dirigenti per cercare di portare avanti eventi che comunque hanno a che fare, a vedere con la storia del Cagliari, una storia che non è solo la nostra squadra, il cuore, almeno credo della maggior parte di noi, ma è anche un club, diciamo, che ha un suo prestigio, un club antico, un club anche particolare da certi punti di vista, nel senso che non è facile, è abbastanza raro vedere una squadra di calcio che riesce a rappresentare non solo la città, ma un'intera regione come la Sardegna. Voglio ringraziare naturalmente tutti i suoi presenti, Fausto Aneta in particolare, che oggi viene qui a presentarci questo suo libro, tutti gli altri relatori che ha citato Marco, però voglio riservare un saluto speciale anche io a Giuseppe Tomasini, grande campione, davvero, è davvero un grande onore averlo qui a conoscere con me. È stato un piacere che mi hanno invitato, io la vostra passione l'ho già conosciuta quando abbiamo conosciuto, perché lei è giovane, però suo papà, suo nonno era nato. No, io ero nato, diciamo che avevo 4 anni, purtroppo non ho ricordo di essere di quella. No, abbiamo avuto grande seguito, quando andavamo fuori c'era 5.000 sali, ciò siamo stati molto vicini. Ecco, quello che volevo dire, non avendo un ricordo diretto, però ecco, mi emoziona anche molto andare alla ricerca comunque degli avvenimenti, della storia, anche dei filmati che troviamo facilmente sulla rete, insomma. Sono momenti, sono comunque delle situazioni che fa piacere vivere. Ecco, io credo che oggi abbiamo l'occasione di vivere, grazie ai nostri ospiti, presentati, ai nostri campioni, abbiamo l'occasione davvero di vivere un pomeriggio all'insegna della passione per lo sport, per il calcio e per il calcio. Grazie Luciano. Buonasera a tutti. Mi alzo in piedi giusto per così vi spaventate di più, insomma. L'altro giorno stavo parlando con un mio amico e parlavamo del Cagliari odierno e lui, non vi dico che cosa ho detto io, e lui mi dice ma voi tifosi del Cagliari non siete mai contenti. Ha detto sembrate che il calcio non l'avete mai visto. E allora gli ho detto guarda, non è proprio così Sandro, perché noi il calcio l'abbiamo visto. E noi quando pensiamo e abbiamo l'immagine del calcio, abbiamo ancora in testa Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Nicolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti e Rifa. Abbiamo quel Cagliari. Tomasini, l'ho già detto, ho detto in ordine.
Abbiamo quello di calcio, abbiamo il calcio quando un grossissimo campione poteva dire io non andare alla Juve per 1 miliardo di lire perché mi sembrava immorale, e il calcio oggi vediamo che cos'è. Quello era il calcio per noi. E il calcio, ecco, noi oggi siamo a Gonoscodina, abitiamo a pochissimi passi da Ales, il calcio che veniva idealizzato anche dai grandi pensatori che andavano a vedere il calcio, che andavano a vedere la Juve quando erano a Torino. Ad esempio, adesso vi leggo una frase di Antonio Gramsci, come vedeva il calcio Antonio Gramsci. E che cosa pensava del calcio Antonio Gramsci? Diceva, osservate una partita di football, essa è un modello della società individualistica, vi si esercita l'iniziativa, ma essa è definita dalla legge. Le personalità vi si distinguono gerarchicamente, ma la distinzione avviene non per carriera, ma per capacità specifica. C'è il movimento, la gara, la lotta, ma esse sono regolate da una legge non scritta che si chiama lealtà. Oggi abbiamo difficoltà a capire se questo calcio sia ancora lealtà. E viene continuamente ricordata dalla presenza dell'arbitro. E questo, ecco, che è il calcio per noi sardi, per noi tifosi del Cagliari. E quando io penso a questo Cagliari, penso allo scudetto, penso a tutto quello che è stato lo scudetto, penso a tutto quello che hanno scritto i più grandi giornalisti e i più grandi scrittori del Cagliari. Prima di farvi vedere qualche immagine e poi discutere anche di questo campionato, delle evoluzioni, tattiche, vi voglio leggere quello che ha scritto, secondo me, il più grande giornalista sportivo, che era uno scrittore di calcio in assoluto, che era Gianni Brera, sul campionato del Cagliari. E dice: lo scudetto del Cagliari rappresentò il vero ingresso della Sardegna in Italia. Fu l'evento che sancì l'inserimento definitivo della Sardegna nella storia del costume italiano. La Sardegna aveva bisogno di una grande affermazione, la punta con il calcio, battendo gli squadroni di Milano e Torino, tradizionalmente le capitali del football italiano. Lo scudetto ha permesso alla Sardegna di liberarsi da antichi complessi di inferiorità ed è stata un'impresa positiva, un evento gioioso. Il Cagliari campione esalta i sardi e chi li ha creduto. E questo è il campionato del Cagliari. Ecco, vogliamo sapere da Rocco quella che sia come la migliore, la più abile, la più saggia dal punto di vista amministrativo. Ecco, Rocco dice Cagliari, sentiamo allora perché. Perché credo, a mio modesto avviso, che ha fatto i migliori affari. Ecco, vogliamo sapere da Rocco quella che si è rafforzata di più, per concludere. Per un racconto sempre Cagliari. Ecco, qua c'è Tomasini, ed è molto interessante, perché poi Cagliari c'ha un'evoluzione di tipo anche tecnico. Perché? Perché il libro titolare è Tomasini. Purtroppo, però, 16ª giornata, mi aiuto con il bellissimo libro di Fausto Aneta, ecco, perché vorrei dare anche una guida. Il libro di Fausto è una guida per tutte le partite del campionato. Ci sono tutti gli schemi delle squadre, ma anche tutti i gol, prendendo, mi sembra, la 16ª giornata in cui tutti infortuni. Vero, no? 17esima? No, 16esima, dicevo bene, contro la Sampdoria. Esatto, bene. Oh, casuale. Però non aveva colpa lui, era un lancio lungo, io andai a anticipare Benetti, Benetti al suo ginocchio, prese il mio che era volante, ma sarei guarito se ci fossero state le cure di adesso, in un mese sarei guarito. Era questa cosa che volevo dire. Problemi. Pensiamo appunto a Cagliari-Sampdoria e pensiamo agli Stati Uniti d'America nel 1994. C'è un altro libro, si chiama Franco Baresi, si infortuna alla seconda giornata e gioca la finale. 3 giorni. Esatto. Ma allora io ho fatto tutti gli ortopedici, non avendo l'astre, non sapevano, l'unico era forse il professor Pirasto che avendomi tolto la,
a lunedì mattina dei frammenti di legamento e del sangue, doveva capire che il ginocchio andava ingessato. Siccome quando tu servi una squadra ti tirano in piedi con il cortisone, con tutto, tu essendo giovane, essendo avendo ambizioni di arrivare in alto, ti fai far tutto. Però quel lì fu uno sbaglio, perché insomma non mi ingessò, il ginocchio mi fece male un'altra volta a Coverciano, poi Scopigno mi disse vieni a Roma, dice ti faccio giocare, se ti infortuni ti facciamo operare, così mi hanno operato. Però nonostante questo venne Barcareggi a Firenze, che mi operarono a Firenze, e mi disse che la coppia centrale per il Messico dovevamo essere io e Nicolai. Io ho detto siamo mister, siamo a marzo, campionato al mondo in giugno, e detto, io sono pronto, va bene, ti aspettiamo, purtroppo le sono quelle cose che ho spiegato prima, ma, però insomma, non mi cambia niente la soddisfazione che ho avuto di vincere lo scudetto, di essere rimasto in una terra dove io la amo e mi piace moltissimo. C'è la vita che ti toglie e ti dà. E a torre. Questa è una cosa molto interessante. Allora diciamo, evoluzione che tattica del Cagliari dalla diciottesima giornata in poi, perché nella diciassettesima giornata gioca al posto di Tomasini il suo sostituto naturale, che in quel momento è Napoli, come sostituto naturale, essendo un difensore, preso prelevato dall'Inter, giocava a mediano libero e quindi aveva proprio le condizioni per poter fare quello. Di fatto Scopigno, qua abbiamo bisogno della testimonianza, invece inverte tutto, e inverte in modo, secondo me, anche da un punto di vista proprio quasi geniale, perché fa giocare libero quello che giocava a mediano. Era un'evoluzione che già era successa in Germania, sia con Bayern Monaco che con la Germania, già nel 66, perché Bauer partiva mediano del Bayern Monaco e il CT tedesco lo fa giocare libero. Però avviene anche col Cagliari, Scopigno mette Cera libero e Valcareggi se lo porta in nazionale da libero titolare. Scopigno era uno che era una persona molto intelligente, che le dicano magari che deve faccia, però a parte che ha capito prima di tutto che gli uomini sono uomini e oltre che essere calciatori, e allora dico questo perché il ritiro non ci ha mai portato, ci ha sempre responsabilizzato. Noi eravamo una foresteria dove andavamo a dormire, gli sposati andavano a casa, però lui diceva poi se tu giocavi male ti toglievo appunto che sei tornato. Però questa evoluzione, siccome lui capiva di calcio, ha retrocesso nei mediani, ha messo Cera libero e sono arrivati alla fine. Questa è l'intelligenza di Scopigno. Faccio un'altra domanda. È vero quello che si dice che forse il vero leader del Cagliari era Cera? Allora, il vero leader della stampa era Gigi. Però Gigi era la persona che parlava poco, anche Piero parlava poco, però Gigi non esprimeva mai le sue, lui, mentre Piero parlava molto, nel senso che era un chiacchierone, io avendo fatto 6 anni con lui in camera, insomma, era uno che parlava molto, poi Scopigno parlava molto col Cera, perciò, però il vero leader nostro, quello che noi era lui, però poi nella parte pratica delle cose era più certo. Comunque ce n'era di leader Bertosi, quando c'erano l'insegna, Greati, Nenè, Domenghini, era una squadra dove insomma... Sono stati tutti. Sono stati tutti. Sì, poi tutti a modo loro avevano tante personalità e tutti i ragazzi di 23, 22 anni, 25, non è che eravamo vecchi, erano tutti giovani. Continuiamo un po' a fare un po' la cronaca, e così abbiamo sempre dialogando con Tomasini. Si arriva alla 20ª giornata, dopo la 16ª giornata fino alla 20ª, il Cagliari vince sempre, e la 20ª giornata in casa affronta la Fiorentina, che era terza in classifica e che l'anno precedente aveva vinto il campionato. C'è un pareggio a reti inviolate, così si diceva, bellissima questa parola, a reti inviolate.
che oggi si utilizza per dire contropiede, che è una parola bellissima, perché dal latino contrapesus, eccetera. Oggi si dice ripartenza, che è un obbrobrio linguistico. Adesso il professor Roselli mi dirà cosa ne pensa, ma davvero è un obbrobrio linguistico. Invece reti inviolate, come si utilizzava, si diceva spesso, era questo. Quindi Cagliari Fiorentina, a quel punto la Juve guadagna dei punti e si avvicina a un punto. Sino alla 24esima giornata, quella è una partita drammatica, è quasi una, prima di far vedere la come si chiama, sentiamo. Drammatica perché l'arbitro era Lobello, Lobello lui volesse lui primo attore dei giocatori, e Lobello ha arbitrato tantissime partite a noi, non ci ha mai favorito ma non ci ha mai neanche danneggiato. E allora con la partita lì ha voluto fare lui la partita, il rigore l'ha parato, perciò era da lasciare parato, invece lui l'ha fatto ripetere, ci ha fatto gol, e in campo certo che io ho saputo poi che mi, insomma, sono andati a Roma, allora, no, c'era tu in tribuna, a tu in tribuna, e seguivo la squadra, e praticamente le hanno detto Roberto, senti, qui noi ci giocavamo campionato, sappi una cosa, che noi qui la partita la dobbiamo raddrizzare, non è che, però non sapevamo se la potevamo raddrizzare. Lui poi ha fatto, perché il rigore sull'Iva non c'era, sì, esatto, se lì parava, faceva ripetere, perciò la partita l'aveva già programmata lui da solo. Allora, però anche lui, se non c'era lui, noi non meritavamo di perdere la Torino. Adesso vediamo appunto la partita del campionato. Il Cagliari ha due punti di vantaggio nei confronti della Juve. Va a Torino a giocare contro la Juventus, arbitro Lobello di Siracusa. Cagliari a Torino. 90 minuti, vi siete giocati una stagione ad arbitrare il più grande di tutti. Vorrei che a questa decisamente il migliore in assoluto un ricordo. Quel concetto Lobello, che è stato il più grande arbitro che il dopoguerra italiano abbia avuto. Tutti avevamo un gran rapporto, perché ci dava la possibilità di sbagliare e non interveniva immediatamente, dopo che ci avvisava una o due volte, la terza interveniva e spesso volte con l'espulsione, con lui c'era un dialogo anche in campo. Cioè, quella partita è da favola perché era decisiva per noi, eravamo davanti all'evento di un punto, mi pare, o due, e quindi tutti aspettavano quello scontro diretto, riuscire a non perdere a Torino voleva dire scudetto, quindi in vantaggio la Juventus con l'autorete di Nicolai, pareggiato io alla fine del primo tempo, e quindi ci andava bene gestire questo risultato. Poi ci fu questo rigore che nessuno aveva visto, nessuno aveva capito, solo Lobello assegnato alla Juventus, e dopo varie proteste accettammo il rigore che Albertosi però la sua più grande sorpresa generale l'ha fatto ripetere. A quel punto abbiamo visto il nostro mondo crollare, cioè i sacrifici fatti in un anno così crollarti addosso. E hai quindi avuto qualcosa da dirgli? Sì, di tutto ci siamo detti, perché così era lo sfogo di come ho detto, dei sacrifici che avevamo fatto, vederli così perdere, svanire per un rigore che decisamente per noi non esisteva. E niente, poi invece a 10 minuti alla fine arrivò un rigore a nostro favore, e ricordo tra la freddezza totale così sono riuscito a segnare, a pareggiare, fu quella la svolta decisamente. Questa è la partita del campionato, come diceva Giuseppe, se per caso l'avesse parata l'aveva fatta ripetere, perché la partita che parlando con lui diceva andate avanti, però la rabbia nostra era talmente tanta che prima voleva uscire dal campo, c'era anche poi niente, siamo andati avanti, se Azzolini la parava la faceva ripetere, perché gli arbitri decidevano un po' la decidono partita. Anche adesso c'è, sempre c'è. Solo che adesso prendo soldi, prima non lo so se prendevano soldi. È diversa la cosa. Nella partita seguente il Cagliari va a Verona, vince 1-0, la Juve gioca in casa contro il Verona, vince con gol di Riva sul rigore, vince 1-0, la Juve va a Firenze per 1-0, abbiamo 3 punti, a quel punto il campionato va avanti. Il Cagliari è fatto anche di tante mitologie, no? Di vari tipi.
una delle più interessanti mitologie portate avanti anche da se stesso è quella di Nicolai. Allora adesso vi dico una cosa, secondo voi Nicolai faceva tanto torretti, quante ne ha fatto nel campionato di Serie A secondo voi in tutto? Io torretti una, quattro, cinque. Ne ha fatto solo 6. Nicolai faceva autoretti, sa perché li fa? Prima di tutto li faceva d'autore, perciò tanto di cappello. Sì, questo è bellissimo. Ma non so che Catanzaro ha tirato in porta, a Bologna ha dribblato tutti, è entrato dentro il pallone. Però lui era generoso. Allora, io per esempio, i palloni che io non sapevo dribbiare, non li prendevo, li lasciavo al Bertosi. Lui anche qui a Torino, se quel pallone lì che Ricky gli era chiamato, anche se lo chiamava, la prendeva. Invece lui è andato, ha fatto... poi era troppo generoso, ma non era un grande giocatore, non è che sia. Qualche volta ha fatto buona carezza, però insomma era uno valido. Gli autoretti si fanno perché quando tirano in porta il difensore o la prende. Però Nicolai, anche questo di Torino, poteva evitare, è un cross lungo. Non sai se lo rinvii, abbassati e poi c'è il portiere per avere a chiamare. Sì, è interessante, è un grande giocatore, ricordiamo, fondamentalmente sfortunato perché viene convocato a Messico 70 e alla prima giornata si infortuna, entra Rosato che continuerà da titolare per tutto il campionato. Arriviamo alla 28esima giornata. Questa cosa non so se faccia felice il professor Roselli, ma il Cagliari gioca in casa contro il Bari e vince 2-0. Vince, no, era una battuta, è peccato, quindi la facevamo un po' crepare, ma gioca in casa contro il Bari e vince 2-0, ma la Juventus va a Roma a giocare contro la Lazio e perde 2-0, gol di Ghio e Chinaglia. Tutti questi gol, anche perché siamo qui per presentare il libro di Fausto, sono illustrati in modo eccelso in questo testo che voi potrete prendere e consultare. Il Cagliari di fatto vince il campionato e questo è un campionato che ci porteremo sempre nel cuore, penso, i tifosi cagliaritani e non solo. Mi ricordo una volta eravamo in Garfagnana e dopo una mangiata notevole vediamo una bandiera del Cagliari in questo bar. E c'erano dietro delle persone, e allora ho detto la formazione, Bertosi, Matteo Donna, Vignoli, eccetera, eccetera. E a un certo punto c'era freddo, quindi mi metto a tessile dopo Goli, e uno da dietro, Greati in Riva, ed era toscano, cioè quello è un campionato che rimarrà nell'immaginario collettivo, di, non solo di tutti i sardi, ma di tutta l'Italia. Grazie dell'attenzione. Grazie a Giuseppe Manias, molto competente. Prego Fausto. Buonasera a tutti. Buonasera. Il libro praticamente l'ha già tutto illustrato Giuseppe, che sta parlando da un'ora qui. Non so cosa ci direte. L'unica quello che mi hai dato. L'unica cosa che posso dire è che la mia idea era quella di creare una sorta di almanacco illustrato. Che aiutasse il lettore a rivivere la straordinaria stagione del Cagliari tramite i disegni. È proprio stato ideato appositamente anche per i bambini, perché il bambino di oggi, se vuole rivivere lo spettro del Cagliari, va a vedere i libri che sono stati fatti, e dopo che vede la prima immagine, vede i testi, poi dopo non lo guarda più. All'interno di questo libro ci sono tutte le classifiche, tutti i contattaggi delle principali avversarie. Il libro è composto da 144 pagine, ho disegnato più di 200 reti cercando di riprodurli nel più fedelmente possibile, modificando solo alcune volte la prospettiva per far capire meglio al lettore la dinamica dell'azione stessa. Cosa posso dire altro? Se dovessi, di 200 reti che ho disegnato, se dovessi scegliere la più bella, ovviamente scegliere quella di Riva a Vicenza. Le uniche due che mi sono piaciute sono quelle da Sciarra. Lui è il Paremocano e la di Mocimba. Ho creato questo libro
per, come dicevo prima, per cercare di in modo che appassionasse oltre i grandi anche i bambini. Niente, spero di esserci riuscito. Grazie. Grazie Fausto. Tra l'altro obiettivamente sono dei disegni, delle riproduzioni veramente piacevoli, fantastiche, molto belle, complimenti. Io prendo adesso la parola a Nando Secchi. Prego. Grazie. Io mi presento, tutti direttamente, non sono un ex giocatore, non sono un dirigente del Cagliari, ma sono un tifoso del Cagliari. Sono un tifoso del Cagliari da sempre, un bambino di 10 anni che visse quel campionato favoloso, quindi da bambino mi è rimasta questa malattia. E sono anche consigliere comunale a Cagliari e anche consigliere metropolitano, neo consigliere metropolitano, e ho fatto sì che Cagliari avesse il ricordo perenne di questa avventura e di questo trionfo. Cioè Cagliari dall'anno scorso ha un viale dedicato al campione d'Italia 69-70, anche in saldo, dove l'abbiamo fatto arburata. Quello che l'avvocato De Logo, che è stato il nostro presidente, non ha fatto in 10 anni di... Cosa lo avete fatto voi? Complimenti. Un'altra cosa, il Cagliari era ed è soprattutto dei sardi, questo è del tutto ovvio, di tutta la Sardegna, non solo di Cagliari. Però permettetemi di dire, senza tema di smentite, che in quell'epoca un po' tutti si faceva tifo in Italia per il Cagliari, o comunque se non era proprio tifo era una fortissima simpatia. Io credo che loro non siano mai stati, almeno per quello che ricordo io, non siano mai stati apertamente contestati, forse in nessuno stadio d'Italia. Quegli anni lì no, siamo stati contestati prima, magari perché con banditi, non banditi. Ma quando siamo diventati forti nessuno ha più detto niente, non ha più parlato nessuno, perché la realtà nostra, la Sardegna, la stavamo mettendo in mostra, insomma. Non c'era solo pecore, c'era anche persone valide che potevano vincere il campione. Mi senti, Tomasini? Sì. Volevo chiederti quanti campioni d'Italia vivono a Cagliari? Allora, di quel periodo lì siamo in 8 che viviamo a Cagliari. Però la mia domanda se dico un'altra. Allora, quella squadra non era una squadra, era una squadra che si sono trovati qui, giovani che stavano facendo carriera. Ma è tutta gente che amava la Sardegna. Ecco, era quello che volevo dire. Siamo rimasti in 8 qua, perciò eravamo... Io vorrei dire una cosa, il calcio di allora non è quello di adesso. Era tutta un'altra cosa. E vorrei specificare una cosa. Che allora, se tu non facevi i campionati o non miglioravi come eri, soldi non te ne davano. Adesso i soldi li prendono anche se... A prescindere. Perciò c'è molta differenza. È cambiata la società, è cambiata l'educazione, è cambiata la professionalità di chi gioca al calcio. E i giocatori sono diventati padroni di se stessi. Cioè un presidente non le può più dire tu devi andare all'Inter, no, all'Inter non ci vado, ci vada lei. Questo è cambiato. E allora il calcio, prima non era, anche prima era, però prima era fatto di gente vera e gente che se giocava dava il cuore. Adesso è fatta di passanti che prendono soldi e poi vanno via. Questo lo volevo chiarire. Nel frattempo, mi permetto di presentarlo, è arrivato il primo giocatore che ha messo la maglia con lo scudetto del Cagliari. Renato Coparelli. Perché non ha partecipato a quell'anno, però lo scudetto sul petto lui l'ha avuto. Renato.
non sa cosa vuol dire vincere uno scudetto in Italia e vincerlo in un'isola come la Sardegna. Lo sa magari da fuori, però all'interno nostro abbiamo visto tante prerogative che non ci sono state tante. L'anno prima, non capisce che potevamo vincere l'anno prima, abbiamo perso a Firenze. Perché abbiamo perso? Perché Franchi stava diventando presidente dell'UEFA. Ecco. E allora sicuramente aveva in mano gli arbitri, ma non per avere quindi riscontro. C'è sempre stata questa storia. Ma adesso non c'è con la Juve. E come no? Meno male. Ma lei mi dica se la Juve è la squadra più forte. Non c'è dubbio. Però la gestione dal 70, quando Agnelli comandava l'Italia e dava le concessionarie a quasi tutti gli arbitri di Serie A, perché Lobello ce l'aveva, Angolese ce l'aveva, gli altri ce l'aveva tutti a concessionaria. Anche Lobello? Sì. E immagini che, però Lobello è sempre stato un arbitro che a noi non ci ha mai danneggiato. Non ci ha mai favorito, ma non ci ha mai danneggiato. Juventus Cagliari 2-2. Non ci ha mai la compensazione. È vera la storia quando ha detto Riva, buttati in aria con il rigore. Questo è vero. Non è che ha detto butti arriva a giocare, ha detto che vai in area e poi vediamo. Ci mettiamo d'accordo. Ma gli arbitri fanno quello che vogliono. Però quella partita lì, il rigore era da lasciar stare così. L'ha fatto ripetere. Ha fatto gol era intorto lui. Sì. Lui è colpa, quindi non c'è questa frase. Alberto. La tiratella a signori, c'era Nicolai Poli, Bovingini, Inés, Gori, Greotti, Riva.